Un'altra coppia della Formula Crono, correte però ognuno per conto suo qua, Erika Cannella e Massimiliano Bacchin. Allora iniziamo da Erika per dovere di ospitalità, di cavalleria, ma anche perché con te abbiamo già parlato in un'intervista con, invece con tuo papà, con Giuliano. Allora Erika, hai avuto la soddisfazione di salire sul podio nell'ultima gara, adesso corri con gli uomini, quindi devi proprio dare il massimo delle tue capacità, come ti trovi? Bene, molto meglio con gli uomini che non con le donne, perché ormai le donne eravamo troppo poche, quindi cioè sapevi comunque di arrivare prima, seconda o terza, quindi non c'era quell'agguerrimento, correvi così, tanto per correre secondo me. Invece adesso con gli uomini sai che ci ami molti di più e quindi è un modo diverso di correre, mi trovo meglio. Ma tu ti senti anche più stimolata, più motivata a far meglio, per esempio ritieni di, non so, di andare più forte adesso, anche perché hai dei riferimenti di piloti che vanno oggettivamente forte, insomma. Ho guardato inoltre anche i tempi rispetto agli altri anni che correvo con le lady, ho visto che ho avuto buoni miglioramenti adesso che corro con gli uomini. E Max è contento di questa pilota che ha in famiglia, che è in casa? Sì, sono contento perché ha dimostrato che anche in mezzo agli uomini tira fuori le unghie. Anche con le lady le tirava fuori, però qua le tira fuori di più. E sono contento perché vedo che finalmente riesce anche a capire meglio la macchina e a darci dentro, insomma. Ecco, voi vi consigliate, pur correndo in due categorie diverse, con due macchine diverse, vi consigliate, tu dai consigli a lui, lui li dà a te? Beh, diciamo che chiedo più io consigli a lui che non lui a me. Ma fra un po' i tempi si stanno avvicinando. Beh, insomma, non proprio, però sì, io chiedo sempre consigli a lui e ci troviamo bene, insomma, ci consigliamo a vicenda, dai. Com'è nata questa passione che ha coinvolto anche Erika? Lo chiedo a te. Beh, è nata che praticamente io correvo già, ho cominciato a correre nel 99 con le auto, prima correvo in kart. Doveva seguirmi per forza, ora stava a casa o mi seguiva. L'anno dopo che ho intrapreso la Ruffato Formula ho detto: ma ascolta, ci sono le lady, prova a correre anche tu, vediamo un attimo. Ma no, non mi piace, no, non mi piace. Finché un sabato mattina l'ho caricata in macchina, l'ho portata a prendere la tuta, le scarpe e i guanti e la domenica ha corso. Ultima cosa, siete sempre una bella famiglia, un bel gruppo, papà che corre, Max, ma vedo altri amici, il vostro team, la squadra corsa MG sta crescendo. Ecco, come vi sentite? Tu hai intanto una buona compagnia, ci sono altre ragazze del team, credo che tu ti trovi bene, no? Sì, mi sono sempre trovata bene, non siamo in tante ragazze, però anche con i ragazzi non abbiamo nessun problema, anzi ti aiutiamo a vicenda se ci sono problemi. Ci troviamo tutti bene, andiamo tutti d'accordo, soprattutto c'è molta disponibilità fra di noi. Ricordiamo anche che voi fate questo servizio in pista di assistenza e servizio stradale, ricordiamo i nomi dei ragazzi che guidano il carro attrezzi. Sì, c'è Christian, c'è Michael che si alternano alla guida, dopo c'è Davide e c'è Andrea che anche loro si alternano alla guida, perché stare sotto il sole dentro un camion non è facile, se anche se hai l'aria condizionata, ma non è facile lo stesso. Diciamo che a conclusione di questa chiacchierata ogni tanto Giuliano si ferma, diciamo così, ma Giuliano ha una faccia da incavolato quando poi lo va a prendere il carro attrezzi Max Racing, forse è l'unica cosa che non vorrebbe mai che succedesse, vero? Sì, perché la settimana successiva c'è da lavorare. Bene, buon lavoro, buona gara e buona continuazione. We'll be right back.